Ragazzoli, Atalanta-Lazio, calcio vero. Prima di parlare di una squadra piuttosto che l'altra, complimentoni a entrambe, perché esprimono quello che è la loro filosofia al meglio in campo, nel rettangolo di gioco, con qualità, con dedizione. Due squadre a cui non si può dire veramente nulla, eh. Non si può dire veramente nulla. Bella, bella partita. Non sarò neanche poi tanto lucido nel parlarne perché ancora io sto proprio scazzato. Sto proprio scazzato e sono ancora più scazzato perché poi si parla di modulo, quello, quell'altro. Parliamo di giocatori. Parliamo di giocatori. All'Inter parlo di Moses e Biraghi. Se vengo qui a guardare la Dea, vedo a Tebur, vedo Gossens. Gossens. Ma che giocatore è Gossens? Perché poi possiamo parlare di tattica, di schemi, di questo, di quel. Ma che giocatore è Gossens? Per prenderne uno. Ma chi prendo, prendo. Vado dall'altro lato e ti dico Milinkovic-Savic. Io me lo sogno all'Inter un giocatore che prende, bello, deciso e ti sgancia una sassata del genere. Cioè. Una volta ogni tanto Brozovic, basta, stop, stop. Ma poi parlare solo e anche di giocatori individuali, in questo caso neanche fattibile, perché vedi la partita che è stata e vedi da un lato il modulo di Gasperini che ti porta tutti gli esterni. Atebur per Gossens, Atebur per Gossens, da un esterno all'altro e si fa gol, da un esterno all'altro e si fa gol. Dall'altro lato, contropiedi studiati a tavolino con un'accuratezza da parte di Inzaghi. Bellissimi. Perché poi a un certo punto la Lazio poteva vincerla e stravincerla tanto quanto poi l'ha ribaltata l'Atalanta. Cioè, una partita dove poteva succedere di tutto, una partita dove secondo me anche il calo fisico ha avuto la sua parte. Però, ragazzi, quando si è a certi livelli, quando si è a certi livelli che entrambe le squadre, che entrambe le squadre danno l'anima, che entrambe le squadre mostrano la loro qualità, poi la differenza la fanno i dettagliucci. C'è poco da dire, c'è poco da andare ad approfondire, perché anche questa è la verità, perché sembra così, ma la partita di vantaggio, io l'avevo già commentata sta roba, la partita di vantaggio poi nei minuti finali, nella seconda parte di gara, ha un peso specifico, ma ciò non toglie all'impresa che ha fatto l'Atalanta, perché poi il discorso è anche quello, qualsiasi altra squadra ne prendi due. Ehi, ciao, carro davanti e poi, buonanotte. No, no, sto giochino con la Dea non lo puoi fare. Sto giochino con la. Io sono convinto che anche se stanno a perdere 4-0, quelli della Dea comunque non mollano di un centimetro. E che sia un centimetro. Mentalità, filosofia, dedizione, cultura del lavoro. C'è tutto da una parte e dall'altra. Ma che ne so, te lo so, partita bella, partita all'inglese, partita con occasione da una parte e dall'altra, partita giocata, è stata un calcio, occhio a questa dea, occhio a questa dea perché questa dea non la fermi, perché questa dea non la fermi, perché questi so bravi per davvero, perché questi. Ti trova la giocata con Malinowski, te la possono trovare con Gossens, te la possono trovare con Zapata che fa salire la squadra, te la possono trovare con Gomez che fa Gomez, ma che fa? Monumentale, che fa Gomez, che fa? Cioè, questa è la verità. Te la possono trovare con un Muriel che comunque nessuno se lo caga, eppure è onnipresente. C'è poco da aggiungere, ci vuole qualità, cioè, si può parlare di tante cose, ma ci vuole anche la qualità, e la qualità l'hanno mostrata l'ho vista in entrambe le squadre, l'ho vista in entrambe le squadre.
Perché anche la squadra di Inzaghi è comunque bella, comunque bella da vedere. È comunque bella da vedere quando ti partono da dietro e ti fanno quei 50, 60, 70, 80 metri, ben indirizzati, tre tocchi in 70 metri e ti arrivi con la palla in porta. Cioè, belle squadre, belle filosofie, bel gioco, bello, 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 bello. E ripeto, complimenti a entrambe le squadre. Non mi viene di dire altro in questo momento perché, ripeto, sono anche poco lucido e sono troppo scazzato per la partita di oggi. Sono troppo scazzato perché vedi veramente delle robe incredibili. Vedi da una parte un giocatore che non ti riesce a fare il gol a porta vuota, ne vedi un altro che da centrocampo ti tira la sassata e ti risolve la partita. E poi, ripeto, si può parlare di tatticismo, di quello che vuoi, ma queste robe fanno la differenza. Complimenti ancora una volta a entrambe le squadre. Calcio vero, calcio, calcio, partita di calcio. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate anche. Se vai, iscrivetevi al canale, sono cotto, cotto stecchito.